Parlavo di una sorpresa, in quanto ci hanno detto che lei è un grandissimo esperto del Festival di Sanremo. Beh, sì, sono un esperto, sono un appassionato, mi piace, lo seguo sempre, faccio tweet durante il festival. Sono soprattutto un po' uno storico, perché mi piacciono i festival degli anni 60, degli anni 70, cioè i festival dove si è formata un po' la musica leggera italiana, quindi sì, Adamo Dugno, Claudio Villa, Eva Zanicchi. Come fenomeno di musicale, come fenomeno anche culturale, Io qua però ho una playlist, non le dico di che anno, ma insomma è facile. Vediamo se è realmente un esperto, se mi azzecca subito le canzoni, un po' alla Sarabanda. Allora, vediamo, alziamo anche il volume per i nostri telespettatori. Questa è più recente. Beh, sì, chiaro, vabbè, è la nostra corregionale, la nostra grande corregionale. Indovinato, Annalisa, tra l'altro era data lei perché avrebbe votato. Carcare, di Carcare, di Eh Carcare. sì, assolutamente lei perché avrebbe votato quest'anno al festival. Beh, no, che domande, per Annalisa. Annalisa è una star, è un orgoglio ligure, dice. Proviamone un'altra, allora io sto scorrendo Sì, però io veramente. sono più per il passato, eh. Questa è andata bene, non garantisco su. Riproviamo, facciamone una seconda in questa playlist. Questa non è facile. Ammetto che questa era veramente cattiva. Questa non so. Allora, si chiama Clara e tra l'altro è una attrice anche oltre che cantante, ha recitato in una nota serie TV, Mare Fuori, una serie TV che piace molto ai ragazzi.